Buongiorno a tutti, mi presento, sono la dottoressa Sara Del Papa, biologo nutrizionista. Sono docente a contratto presso l'Università degli Studi di Roma di Tor Vergata, collaboro con l'Istituto Superiore di Sanità nell'ambito di un progetto di educazione alimentare nelle scuole e sono atleta dall'età di 4 anni, quindi non potevo non dedicarmi alla nutrizione sportiva ed è per questo che collaboro con Alessandro Amato, che sicuramente conoscerete, e collaboro anche con la piscina della Garbatella della SS Lazio Nuoto. In questo momento molto particolare della nostra esistenza, possiamo scegliere di rimanere concentrati sulle nostre impossibilità o per almeno solamente una decina di minuti svoltare la medaglia e vedere invece che cosa possiamo fare. Perché spesso in ambulatorio mi sento dire: sa dottoressa, non ho avuto tempo di dedicarmi all'attività fisica, sa dottoressa, nella mia routine quotidiana dimentico proprio di bere, ma non ho tempo neanche di pensarci, sa dottoressa, non sono riuscita a variare bene le scelte alimentari perché non ho tempo di preparare i legumi o non ho tempo di preparare il pesce. Beh, in questo momento sicuramente quello che abbiamo è un po' più di tempo da dedicare a noi stessi, e comunque il tempo è denaro e quindi guadagno, e in questo caso ci guadagniamo in salute sicuramente. Anche perché riportando proprio dei documenti ufficiali e degli articoli scientifici, non ci so, è vero che non ci sono studi scientifici che dimostrino come un alimento in particolare o un integratore in particolare possa proteggerci o sconfiggere addirittura il Covid-19. Ma abbiamo visto come ci sono dati, diciamo, che mostrano come c'è una correlazione tra la gravità della progressione della malattia e stato ponderale non ideale, quindi una presenza di sovrappeso, di obesità, di diabete di tipo 2, di ipercolesterolemia, di malattie cardiovascolari, possano impattare in maniera negativa sulla progressione da infezione da Covid-19. Quindi, letta in questa chiave, la nutrizione rivolge un ruolo molto importante. Che cosa possiamo fare a livello pratico in questo periodo? Sicuramente il nostro dispendio energetico si è ridotto addirittura dalle 500 alle 1000 kcal nell'arco della giornata. Perché? Perché non andiamo più a prendere i mezzi pubblici, non andiamo più a portare o a riprendere i bambini a scuola, comunque camminiamo molto di meno, ci muoviamo molto di meno, quindi automaticamente consumiamo molto di meno. Sarebbe quindi cosa, diciamo, buona e giusta quella di andare a resettare la nostra alimentazione, pur sempre mantenendo una regolarità dei pasti. Anzi, l'invito è proprio quello di, nel caso in cui ci fossero persone che non avevano tempo di fare colazione o addirittura saltavano dei pasti per appunto una mancanza di tempo, l'invito è proprio quello di lavorare sulla corretta gestione dell'alimentazione nell'arco della giornata. Quindi consumare i tre pasti principali e i due spuntini che ci permettono di non arrivare troppo affamati ai pasti principali. Altra nozione importante è proprio quella di cercare di portare a tavola solo quello che si è deciso di consumare. Come possiamo comporre un pasto bilanciato e quindi che non ecceda né in apporto calorico né in apporto di un determinato nutriente piuttosto che un altro? Mi spiego meglio. I nutrienti sono banalmente quelli che voi sentite parlare, quindi carboidrati, proteine, grassi e vitamine e sali minerali. L'Harvard School ha pubblicato un'infografica molto diretta che si chiama My Plate e ci fa vedere come dovrebbe essere composto un pasto principale, quindi una fonte di carboidrati. Banalmente da pasta, pane, farro, riso, orzo, eccetera, eccetera, cereali in generale. Una fonte proteica da alternare tra carne, pesce, uova, formaggi e legumi. Una porzione di verdura,
condimento con olio extravergine d'oliva, l'acqua che non deve mai mancare e, per chi lo tollera, anche un frutto a fine pasto. Naturalmente tutto questo porzionato, quindi evitiamo sicuramente i bis. Un altro invito, ecco, è quello di cercare di lavorare sulla varietà delle scelte alimentari. Perché? Perché magari immersi nei nostri ritmi quotidiani non pensiamo che la pasta possa essere sostituita dal farro piuttosto che dalla quinoa, piuttosto che dall'orzo, che hanno anche dei tempi di preparazione un pochino più lenti e che quindi non ci permettono di combaciarci le nostre attività di routine quotidiane. Ma adesso perché no? L'altro invito è quello di mantenere comunque un livello di attività fisica adeguato. È vero che i nostri passi quotidiani sono ridotti, ma abbiamo la fortuna di avere Alessandro, che pubblica appunto sulla pagina Facebook della SS Lazio Nuoto tutti esercizi che possono essere utili per mantenere comunque un livello di attività fisica adeguato, naturalmente nel rispetto degli spazi e dei ritmi di allenamento. Il consiglio è quello di comunque muoversi per più tempo possibile all'interno della giornata. Chiuderei, diciamo, lasciando gli ultimi due consigli. Uno, facciamo un pochino di attenzione alla lettura dell'etichetta quando andiamo a fare la spesa e quindi scegliamo degli alimenti semplici, salubri e scegliamo soprattutto prodotti made in Italy. Un ultimo concetto è quello sul sistema immunitario. È vero che il sistema immunitario è la nostra prima linea di difesa, ma la modulazione del sistema immunitario non può avvenire dall'oggi al domani. Sicuramente un approccio ad un'alimentazione sana ed equilibrata nel lungo periodo premia anche in questo senso, ma sappiate che non esiste in questo caso un alimento miracoloso o un integratore miracoloso che possa ripristinare il sistema immunitario in maniera proprio ottimale, ma è proprio l'insieme di più fattori che concorrono nel lungo periodo a uno stato di salute e di benessere generale. Con questo concludo, vi saluto, nella speranza di potervi incontrare e vedere presto, vi mando un grosso augurio di buona quarantena a tutti. Ciao!